pensa al cuore preciso dei giorni in aprile e l'ingenua incoscienza della mia età, che ne sai tu che... Allora, benvenuti, benvenuto al nostro relatore, sono molto contenta di averlo qui con noi, soprattutto perché è da tanto tempo che lo seguo anche su Facebook e avevo voglia di incontrarlo personalmente, quindi grazie di aver deciso di essere qui. Stefano nuovamente vi presento brevemente, che anche se immagino che molti di voi lo conoscano già. E vive a Jesolo, è vegetariano dal 1985, è molto conosciuto perché è un giornalista, un comunicatore, si interessa di cucina e stile di vita, ha scritto numerosi libri, ha fondato e presiede dal 2001 Vegan Italia, che è un'associazione per la diffusione del veganismo appunto in Italia. Tiene conferenze, corsi, seminari in tutta Italia e ha pubblicato sul libro appunto diversi argomenti, sull'argomento diversi libri, tra i quali Figli Vegan e Solo Crudo, poi magari qualcuno ce lo mostrerà anche. Vegan Italia Cooking School è la sua scuola di cucina itinerante per la diffusione della cultura vegan e crudista. Mi piace anche ricordare la battaglia di Stefano contro Griglie Roventi, che è questo campionato mondiale di barbecue che si tiene ogni anno a Jesolo. Bene, allora iniziamo subito. Mi sono segnata qualche domanda per te, quindi ti farò appunto queste domande, al termine delle quali, se ci sono curiosità, se ci saranno curiosità dal pubblico, ben vengano. Quindi faremo una chiacchierata di una ventina di minuti, adesso vedremo, dopodiché ampio spazio a voi. Qual è il reale significato dell'essere vegano? Beh, ringrazio io te, ci siamo sentiti anche in occasione di una volta che sei venuta a Jesolo e dovevi mangiare, però. E ringrazio l'organizzazione per avermi chiesto di essere qui. Io quando posso partecipo, quando riesco, quando sono libero, quando il lavoro soprattutto me lo permette, mi muovo e vado in giro cercando di spiegare quali sono le mie motivazioni, perché sempre con un esempio non si può parlare d'altro che di sé, quindi di quello che si è fatto e del perché lo si è fatto. Una piccolissima parentesi: Griglie Roventi si farà ancora. Sì, no, si farà ancora a Jesolo, perché il nostro sindaco è cacciatore, quindi non può non portare avanti questa iniziativa. Però mi è confermato che le mail che ha ricevuto lo scorso anno da tutto il mondo di protesta in merito a Griglie Roventi gli hanno intasato la casella di posta per giorni e che non ne aveva mai ricevute tante, se non in occasione del passaggio a Jesolo del Circo Orfei, quindi sempre argomenti collegati. Il reale significato dell'essere vegan è un momento di gran confusione, lo dicevo anche prima, parlavamo fuori, da quando ho iniziato a occuparmi di corretta informazione, questo è il momento in cui paradossalmente, perché se ne sta parlando tanto, bisogna spingere di più con la corretta informazione, perché era più facile prima, quando non ne sapeva nulla nessuno, che adesso che sembra che tutti ne sappiano tutto. Il significato di vegan è molto semplice ed è quello che è stato definito quando è stata coniata la parola vegan o vegan e quando è stato fondato il veganismo nel 1944. Non ve la recito a memoria la definizione, che è quella che ancora oggi è presente in tutti i manifesti della Vegan Society, ma dice semplicemente che la scelta vegan è quella che cerca di ridurre nei limiti delle nostre possibilità, io pongo sempre l'accento su questo perché altrimenti c'è la gara a chi è più vegan di qualcun altro, nei limiti delle nostre possibilità, a ridurre la sofferenza nei confronti degli altri animali. Quindi non solo nel cibo, anche se il cibo è una parte predominante della nostra vita, ma in merito al bestiario, in merito alla nostra vita quotidiana, quindi all'essere consapevole in ogni momento della nostra giornata. Sentita questa definizione, la scelta vegan non può che essere
una scelta etica, è esclusivamente una scelta etica. Se uno mangia vegetale per motivazioni salutistiche, mangia vegetale, oppure ha un tipo di alimentazione a base vegetale o un tipo di alimentazione, se vogliamo, anche vegan, anche se è comunque una definizione distorta. Alimentazione vegetale. Una scelta vegan è una scelta tutto tondo che comprende tutto ciò che noi facciamo nella nostra vita. Quindi il nostro impatto compassionevole, se possibile, cercare di mantenerci compassionevoli nei confronti della vita degli altri. Hai voglia, Stefano, di raccontarci quello che è stato il tuo percorso, quindi quali sono stati i vari step che ti hanno permesso di raggiungere l'attuale grado di consapevolezza e se poi ce ne saranno eventualmente altri, se stai ancora crescendo in questa tua strada? Tutti cresciamo, io credo che tutti noi dovremmo essere qui per arrivare alla fine di questa nostra vita e trarre un bilancio quanto più positivo possibile, quindi non farla passare in vano, ma cercare di aver prodotto qualcosa di buono. Detto questo, quel primo febbraio 1985, in cui in me è scattato qualcosa, è scattato lo stesso click che scatta e che è scattato in molte persone che io incontro quando vado in giro. Un malessere interiore che durava da qualche tempo, il non riuscire a capire perché, l'amare tantissimo gli animali fin da bambino, come la maggior parte dei bambini, fino a che non vengono manipolati culturalmente in maniera tale che verso gli animali abbiano un altro tipo di visione, arrivare a casa, trovare la mia cagnolina che mi scodinzolava e mi accompagnava in cucina, guardare lei, guardare sul tavolo e vedere sul tavolo un coniglio sbellato. In quel momento io ho capito che quel coniglio poteva essere lei sbellata, erano esattamente la stessa cosa. In quel giorno non ho mangiato il coniglio e da quel giorno sono diventato vegetariano, che era già quasi vegano, perché io non ho mai mangiato formaggi dalla nascita, mai mangiati perché non mi sono mai piaciuti. Dopo pochi mesi sono diventato vegano perché ho capito che non poteva essere sufficiente. La difficoltà allora era che l'informazione mancava completamente, non c'era la rete, non c'era letteratura, perché gli unici libri che arrivavano erano libri di qualche piccolo editore che, se ti arrivavano, erano perché qualche amico li aveva trovati in qualche bancarella e te li regalava, altrimenti le difficoltà erano tantissime, per cui anche gli errori compiuti sono stati tanti. Io per fortuna sono un grandissimo curioso e tutto ciò che mi interessa cerco di approfondirlo, e il mio approfondimento mi ha portato a fare in modo che dal 2001 decidessi poi di mettere a disposizione tutto il bagaglio che avevo accumulato e fondassi l'associazione, pubblicassi il primo libro e iniziassi poi a muovermi anche per aiutare gli altri. Proprio di questo volevo chiederti, tu sei conosciuto soprattutto come autore di libri sull'alimentazione vegetariana, vegana, crudista, però svolgi anche un'intensa attività appunto divulgativa tramite la tua associazione, se vuoi parlarcene un po'. Sì, l'attività associativa è nata prima di tutto dalla rete, con la rete, quindi con un sito che è diventato ricchissimo perché sono stati pubblicati tantissimi contenuti.
molti vegani che io conosco che affermano che non è neppure una scelta, che è un percorso obbligato. Noi in quella direzione dobbiamo per forza andare, perché altrimenti non ce n'è più per nessuno, che è anche vero. Noi ora la chiamiamo scelta perché abbiamo il libero arbitrio e quindi abbiamo la possibilità di scegliere se continuare a nutrirci e a vivere in un certo modo o poter tornare a essere ciò che eravamo. Essere ciò che eravamo, perché l'essere umano, anche qui c'è da sempre un dibattito aperto con dei detrattori che danno contro, ma con delle ricerche scientifiche che lo hanno appurato, ma è anche palese, l'essere umano è un primate. Come tutti i primati, ha come cibo principale la frutta, le foglie verdi, i germogli, frutta intesa come tutte le bacche presenti in natura. Ci sono tante bacche commestibili, ad esempio in Africa, da cui originiamo, che adesso non esistono più, ma all'epoca venivano mangiate dall'uomo. Noi abbiamo il 99,8 del DNA in comune con gli scimpanzé, in comune con i bonobo, una percentuale simile con i gorilla che sono assolutamente vegani, non mangiano nulla, mentre gli scimpanzé o i bonobo si nutrono anche quando non trovano altro, o per la loro aggressività, perché sono anche abbastanza aggressivi tra di loro, possono anche nutrirsi di qualche piccolo animale. Ci sono stati anche casi di cannibalismo, ma sono casi quelli. Il cibo principale è vegetale, il cibo principale è vegetale, ed è il cibo che dovrebbe essere principale anche per noi. Cosa significa? Significa che se noi abbiamo un motore di un'auto e questo motore lo alimentiamo ad alcol, ad esempio, la macchina parte come una scheggia, solo che dopo un po' grippa. E allora, se noi mettiamo un cibo che non è naturale per noi e ne mangiamo in grandi quantità, cosa che abbiamo fatto in tutti questi anni, cominciamo ad avere tutta una serie di piccoli disturbi che un po' alla volta si possono trasformare in grandi disturbi, in grosse patologie, in gravi malattie, proprio perché non sono cibo naturale per noi. Questo per quanto riguarda la parte alimentare. Quindi parliamo di cibo naturale. Il cibo naturale è un cibo vegetale. Poi, spingendoci oltre, dovrebbe essere un cibo il più possibile crudo, perché noi siamo gli unici animali che cuociono. Abbiamo iniziato a cuocere il cibo proprio perché abbiamo iniziato a mangiare del cibo che non era naturale. Tutto il cibo che per noi è naturale è un cibo che noi possiamo mangiare crudo. Noi non possiamo addentare un animale morto, non lo faremo mai, per noi non è naturale. Non possiamo neanche mangiare delle graminace, anche quelle abbiamo cominciato a farle tostare o a farne farina, a farne altro, perché è un cibo per uccelli che abbiamo iniziato a mangiare. Ma abbiamo iniziato a mangiarlo dai 20 ai 12.000 anni fa. L'anello di congiunzione tra l'uomo e le altre scimmie data 30 milioni di anni. Si chiamava Pierolapithecus, è stato trovato in Spagna, i suoi resti. 30 milioni di anni è datato come anello di congiunzione tra l'uomo e i nostri parenti più prossimi. Allora, 30 milioni di anni, se l'uomo nasce da lì, 20.000 anni fa, prendiamo questo lasso di tempo, lo confrontiamo una giornata di 24 ore, abbiamo iniziato a mangiare carne alle 23.58. Quali vantaggi porta l'essere vegano? E porta indubbi vantaggi dal punto di vista a noi spirituale e psicologico, nel senso che ci fa stare meglio, perché fa stare bene gli altri. Riuscire a ridurre l'impatto di sofferenza nei confronti degli altri più che possiamo, è chiaro, non lo possiamo fare. Non lo possiamo fare perché qui abbiamo grassi animali qui dentro. Nei pneumatici delle nostre automobili abbiamo grassi animali. Ci infilano
resti di animali morti ovunque perché costano pochissimo, ma quando lo sappiamo e riusciamo ad evitarli, noi siamo felici, stiamo meglio. Dall'altro lato, appunto, facciamo del bene. Abbiamo poi scoperto da vegani che hanno fatto questa scelta per motivazioni giustamente etiche, questo che è questo piacevole effetto collaterale, che stiamo anche meglio, perché senza saperlo siamo andati nella direzione da cui eravamo venuti e quindi abbiamo cominciato a nutrire il nostro corpo nel modo più vicino a quello che gli era consono, e quindi abbiamo ridotto moltissime malattie. E se andiamo in questa direzione possiamo fare l'inversione di marcia per molte malattie. Teniamo presente che gran parte delle malattie del cosiddetto benessere sono malattie legate all'alimentazione, sbagliata, ricca di grassi. Poi in questi giorni è scoppiata l'ennesima polemica, so già che magari volevi farmi una domanda, magari ve lo anticipo, è scoppiata l'ennesima polemica sul fatto che un bambino denutrito sia finito all'ospedale a Firenze, ovviamente tutti a puntare l'indice contro i genitori vegani. Ma non si dice che il 20% dei bambini italiani è in sovrappeso, che il 10% dei bambini italiani è obeso, che l'Italia è il paese dove ci sono più bambini obesi in tutta Europa, che abbiamo un'alimentazione sbagliatissima. Ma contro di quelli non dice nulla nessuno. E allora, perché ci sono dei genitori, adesso ci saranno delle indagini in corso, probabilmente hanno commesso qualche errore, il loro figlio è arrivato all'ospedale denutrito, ma a gennaio mi pare ci sia stata anche un'altra notizia di una famiglia onnivora a Milano in cui il figlio è finito all'ospedale per denutrizione. Non ne ha parlato nessuno. Quanto di vero c'è nel pensare, a proposito di questo, che in una dieta a base vegetale ci possono essere delle carenze importanti? Parlando appunto dei figli, nei libri che ho scritto, soprattutto nei libri che hanno un taglio scientifico, mi sono sempre riferito a delle fonti certe, fonti di possibilmente di primo livello, in maniera che si possa risalire direttamente l'autore, fonti scientifiche, medici e ricercatori che hanno fatto delle indagini. Esiste un'associazione negli Stati Uniti che si chiama l'American Dietetic Association, che qualche anno fa si è unita ai Dietitian of Canada, quindi tra le due associazioni fanno la più importante associazione di medici nutrizionisti al mondo, che dal 1987 pubblica biennalmente, cioè ogni due anni, una posizione in merito alle diverse diete, ai diversi tipi alimentari. Ebbene, dal 1987 lo ripropone, perché al primo posto c'è sempre questo, dice che tutte le diete vegetariane, comprese le diete vegane, sono appropriate per tutti gli stati vitali, gli stati di crescita, dalla gravidanza al nascituro, prima, seconda infanzia, eccetera, fino all'adolescenza. Quindi sono appropriate, ovviamente, poi andando avanti, da adulto ancora meno, perché lì è dove abbiamo bisogno di nutrienti. Lo dice questa associazione, quindi sono appropriate. Per dire questo, vedete, per calcolare la validità di una dieta, perché adesso stiamo parlando di una dieta, siamo usciti un attimo dallo stile di vita e siamo andati nella dieta, i ricercatori valutano sempre due parametri. Uno è l'apparato salutistico e l'altro è nutrizionale. Allora, una dieta è valida quando tutti e due questi parametri vengono assolti in pieno, quindi nutrizionistico quando abbiamo sufficiente apporto energetico, quindi la quantità di calorie necessarie a muovere la nostra macchina, e in corrispondenza di questo apporto energetico tutti
i valori dei nutrizionali sono assolti. Valori nutrizionali vuol dire tutti e 40, perché alla fine sono 40, poi si fa tanta confusione, è abbastanza semplice, alla fine sono 40 gli elementi essenziali di cui abbiamo bisogno, essenziali perché devono essere portati all'esterno, qualcuno lo riusciamo a sintetizzarlo dentro di noi, gli essenziali devono essere introdotti all'esterno, gli aminoacidi, le vitamine, i sali minerali, gli acidi grassi essenziali, l'acqua, questi sono quelli che devono essere introdotti, in totale sono circa una quarantina. La bontà nutrizionale di una dieta viene data dal fatto che le calorie necessarie al funzionamento vengono assolte, quindi ci sono, riusciamo a muovere la nostra macchina e tutti i nutrienti vengono ingeriti e inseriti nella nostra macchina. Questo anche con una dieta vegana viene fatto. Discorso particolare, perché poi ci arriveremo, è sempre per la vitamina B12, ma è un problema che riguarda tutti, non riguarda solo i vegani. Il problema è che ancora una volta si punta sempre l'indice sui vegani, perché sembra che adesso tutti sono diventati nutrizionisti, allora si sa cos'è la vitamina B12, cosa serve, dove si trova, quanta ne serve, se manca cosa provoca, eccetera. Ma non si rendono conto che nemmeno chi mangia in maniera onnivora riesce oggi come oggi ad avere in maniera adeguata, per una serie di motivi, magari la affrontiamo dopo. Dal punto di vista salutistico, andiamo addirittura oltre, perché una dieta vegetariana e vegana, quello che dicevo prima, produce addirittura livelli di buona salute più elevati rispetto a una dieta d'altro tipo, perché è assodato, e chi continua invece a ripetere il contrario sbaglia. Leggevo oggi ad esempio che il caro Giorgio Calabrese ancora una volta continua a dire che il latte vaccino va bevuto, eccetera eccetera, e continua a dire che i grassi animali non fanno male, che l'eccesso proteico non fa male, sta dicendo delle grosse balle, e se questi sono degli scienziati, dei medici, secondo me hanno anche delle grossissime responsabilità. Mi auguro, immagino, mi auguro che ci troviamo in questo momento di fronte a una platea non composta unicamente da vegani. Me lo auguro perché l'obiettivo di questo festival è proprio questo, ossia diffondere una cultura tra chi ha aperto la propria mente a questa scelta, però magari non ha ancora avuto il coraggio di provarci, non ha ancora avuto lo spunto corretto. Speriamo di darglielo in questo contesto. Cosa ti sentiresti di consigliare a una persona che sta iniziando adesso questo percorso, che magari attualmente ancora consuma derivati animali, però è interessato a fare una scelta del genere? Il consiglio è molto semplice, e anche questo viene dall'esperienza, perché a me è successo, e credo succeda a molti, sia successo a molti, il timore di andare incontro a carenze nutrizionali c'è, può esserci, ma se anche qui ci mettiamo a riflettere un attimo e ci ascoltiamo, cerchiamo di capire qual è il nostro cibo, il cibo che ci fa bene, verso cui ci sentiamo naturalmente attratti, problemi non ce ne sono. Il cibo che naturalmente va bene per noi contiene tutto ciò che a noi serve. Nessun animale si pone problemi sul bilanciamento nutrizionale, mangiano quello verso cui sono attirati, ne mangiano in quantità, poi si fermano perché naturalmente hanno finito le loro necessità. Nessun animale ha avuto problemi di quelli che vivono in natura, dico quelli che possono nutrirsi naturalmente, problemi di carenze nutrizionali. Ma non si pongono il problema, ma il ferro dove lo trovo, il calcio dove lo trovo, la vitamina B12 dove lo trovo. Mangiano il cibo a loro confacente. Allora, se anche noi tornassimo a mangiare il cibo che a noi fa bene, senza mangiare porcherie, e non dico porcherie industriali nel senso di
cibi comunque addizionati di tutta una serie di prodotti chimici che a noi fanno, non ci fanno mai scattare lo stop e continuiamo a mangiarne e ancora più ne mangeremo. Ma torniamo a mangiare la frutta verso cui le nostre mani sono portate, torniamo a mangiare vegetali quanto più crudi possibile, mangiamone in varietà, nel senso non fermiamoci a mangiare solo un tipo, magari mangiamo un tipo per volta, però oggi mangiamo questo, domani mangiamo l'altro. Magari oltre a questo mangiamo anche dei semi, perché i semi contengono molti acidi grassi essenziali, i semi, la frutta secca, possibilmente non tostata, quindi frutta secca cruda. Magari se abbiamo proprio timori, uniamo dei legumi, uniamo dei cereali integrali e abbiamo completato il tutto. Non dobbiamo sostituire, dobbiamo semplicemente togliere i cibi animali. Non poniamoci il problema, ma la carne come la sostituisco? Ma il formaggio e il latte come lo sostituisco? Li dobbiamo togliere, semplicemente. Il problema non è ma le proteine dove le prendo, il problema è ma quante proteine stiamo mangiando che ci stanno facendo un male dell'anima e ci sta facendo venire fuori tutte le malattie del mondo. Hanno testato il valore proteico sui gatti e poi l'hanno applicato sull'uomo. Fino a qualche tempo fa dovevamo mangiare 2 grammi per chilo di peso corporeo al giorno, avremmo dovuto mangiare secondo i nutrizionisti. Adesso, ma credo si arriverà sugli 0,3-0,4. Sapete cosa significa? E al di là magari del timore appunto di eventuali carenze che si può avere, ho la sensazione che molte persone abbiano anche timori di altro tipo, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con gli altri, magari con la famiglia, con gli amici e con le persone che stanno loro vicino. Ecco, dalla tua esperienza, che tu appunto partecipi a tante conferenze, tanti seminari, incontri tanta gente, quindi sei sul campo proprio, esistono ancora questi forti pregiudizi e sono dei limiti a fare questa scelta? Esistono dei pregiudizi, esiste una falsa informazione, una disinformazione, quindi la gente per ignoranza la pensa in un certo modo, crede di conoscere tutto e non conosce. Esiste il pregiudizio per cui veniamo additati come setta, paragonati a una religione. La nazione ha nell'occhiello titolando ha scritto che i genitori del bambino erano osservanti. E questa la dice tutta. Quindi ancora oggi si pensa che noi siamo una setta salutista. Poi le gran confusioni, ci sono i vegani alcalini, i vegani questi, i vegani là, cioè veramente vegani, vegano ha solamente un significato, poi le varie devianze, personalizzazioni sono altro. Però se le mettiamo tutte assieme e andiamo a parlare a chi non sa, e questo coglie qualcosa di qua e qualcosa di là, si fa un'idea personale, è davvero difficile poi forare e riuscire a venirne fuori. Beh, io credo che parlando in famiglia, parlando sinceramente, spiegando le proprie motivazioni, facendo anche sapere che l'argomento si conosce, parlo ai figli che parlano ai genitori, se la assicurano i genitori, io l'argomento lo conosco, non preoccuparti, non andrò incontro a carenze, magari se hanno problemi farli parlare con qualche medico, ce ne sono, oggi ce ne sono molti per fortuna che hanno preso questa via, che è una via tutta personale. Ricordo che l'università italiana non prevede per la laurea in medicina l'insegnamento di nutrizione o alimentazione. Io ne ho analizzate diverse e su 5 o 6 analizzate ho trovato solo l'università di Trieste che aveva un esame
di alimentazione per un credito formativo per laurearsi in medicina e chirurgia. Quindi, ma è anche normale, un medico non lavora sulla prevenzione, lavora sulla cura. L'alimentazione e la nutrizione sono la base per prevenire. Se si previene, un medico non ha senso di esistere. Curiosità, prima di lasciare spazio alle domande dal pubblico, prossimi appuntamenti, progetti, pubblicazioni, eventi, seminari, qualcosa con la tua scuola di cucina di cui ci puoi già dire? Beh, adesso sono in giro con la presentazione di questo libro, avrò un po' di presentazioni, questo è l'ultimo libro uscito, appunto ciò che non sai sul cibo e che potrebbe salvarti la vita, non palesemente vegano però. Da indicazioni partendo proprio dalla nostra storia fisiologica come ominidi e primati, spiega tutti i vari cibi, cosa non ci dicono sui vari cibi che abitualmente mangiamo se siamo onnivori e tutte le malattie che poi provocano e sono collegate al consumo di questi cibi e che normalmente non ci dicono. Quindi questo è il libro che sto portando in giro, probabilmente prossimamente ne uscirà un altro, però questo mi interessa molto. Sarò credo nel Trentino a fine luglio, sono anche a Padova a presentarlo, a Lugano mi pare, quindi una serie di date, sono in giro con questo. Da settembre poi partirò di nuovo con la scuola di cucina. L'unica data fissata è a fine settembre a Pordenone, ma credo Roma, insomma siamo un po' in giro. Se qualcuno vuole essere informato su Facebook o nel mio profilo personale o quello del Vegan Italia Cooking School oppure nel sito veganitalia.com ci sono tutte le informazioni che cercherò di tenere più aggiornate possibile. Puoi fare una brevissima panoramica delle altre pubblicazioni per chi non le conoscesse? Sì, beh, qui ne ho portato qualcuno. Il primo libro che ho pubblicato nel 2001 era Vegetariani, una vita senza carne. E già allora parlavo di bambini vegani, la prima volta che ne ho parlato. La seconda volta che ne ho parlato, non ce n'è nemmeno qui, è In né di carne né di pesce, che è il manuale del perfetto vegetariano. Ne ho riparlato poi ovviamente in Figli Vegan, che è questo libro manuale per educare i figli a nutrirsi naturalmente. Poi alcuni libri, tre libri con Sara Carniello, abbiamo pubblicato Solo Crudo, Programma Detox e Non ammalarti mai più, che è un manuale di igienismo. Il Vegan in Cucina, che è il primo libro di ricette pubblicato in Italia, pubblicato nel 2002. Un po' di cose, un po' di libri. Solo Crudo tra l'altro è stato pubblicato anche in Spagna e in Francia, anche con notevole successo, quindi dato di essere soddisfazione. Domande? Qualcuno ha curiosità? Nessun dubbio, tutto chiaro? Niente, succede. Sì, prego. Non può parlarmi di spezie perché le uso tutte, quindi io sono un amante della cucina indiana, quindi uso di tutto e di più, quindi qualsiasi cosa mi possa dar sapore, da quelle più curative a, ovviamente a quelle più saporite, più forti, che più interessanti. Sì, beh, è ovvio, se uno pensa a 360 gradi, il cibo è etica, ma il cibo è anche salute, perché poi
facendo una riflessione, qui entra la purezza del pensiero, la nostra salute è anche un momento etico, perché noi lo stare in salute è un momento di responsabilità nei confronti di chi ci sta attorno, delle persone della nostra famiglia, dei nostri amici, di chi lavora con noi. Quindi è un obbligo, è un senso, è una grande responsabilità lo stare in un certo modo, quindi anche lo stare in salute. Certo, la qualità del cibo è importante, sicuramente cibo vegetale piuttosto che cibo animale. Nel cibo vegetale è meglio il cibo buono che il cibo non buono, quindi anche il cibo biologico, se vogliamo, anche se il biologico non è vegano. Preferisco andare nel veganic, che è invece qualcosa di vegano, che è quello che ad esempio la Lebe Gesund fa in Germania, quindi andare a coltivare vegetali, ortaggi o comunque vegetali di tutti i tipi, concimando e difendendo dai parassiti esclusivamente con sostanze di origine vegetale. Ed è una cosa che riesce bene, quindi non sfruttando gli animali nemmeno nel biologico. La porta del biologico poi porta in un altro mondo, ma sicuramente la qualità del cibo, certamente il cibo a chilometro zero, certamente, perché poi anche l'impatto ambientale, il fatto di far percorrere chilometri e chilometri a questi cibi, il chilometro zero è meglio di qualcosa che arriva ad un altro continente, sicuramente meglio. Possiamo sempre tutti migliorare, partiamo da lì e andiamo ognuno con il proprio percorso, con la propria storia, in una via di miglioramento. Grazie. Allora, appunto, ringraziamo Stefano per la presenza, per i preziosi consigli e le informazioni, ringrazio tutti voi e vi ricordo solamente che adesso inizierà una nuova conferenza su tutte le facce del veganismo, come e quando i nostri comportamenti hanno risvolti negativi verso gli animali e verso l'ambiente, con Franco Licori. In contemporanea ci sarà la performance di danza con la lezione di prova da parte della scuola La Libellula, sia per adulti che per bambini. Grazie a voi. Ho salutato chi mi ha tradito, ho dato il mio rispetto a chi mi ha calpestato l'anima, ho perdonato cose che se Dio sapesse...